Grande e piccolo, interno ed esterno, vuoto e pieno, bianco e rosso. Le opere di Anya Grubich, che animano questa mostra virtuale, giocano su queste relazioni, le mettono in discussione, le fanno oggetto su cui confrontarsi. Non a caso due delle opere proposte mettono in scena proprio un momento conviviale, di comunicazione e discussione. Che si tratti di una tovaglia su cui si svolge una tavolata, facendoci apprezzare il cortocircuito concettuale, o di una sorta di gruppo di autocoscienza che sembra mettere al centro anche fisicamente della propria discussione la cosa stessa dell'arte. Quando poi, come in una radiografia, l'artista ci mostra in maniera esplicita la sineddo che prima solo accennata, mettendo in rapporto le ossa con l'uomo, sembra sottolineare che tra interno ed esterno, tra dentro e fuori, non c'è una divisione netta, ma che tale rapporto è di continuità. Del resto, così è anche quando i mattoni che costituiscono un muro, come le ossa fanno l'uomo, vengono messi a nudo, mostrati, ma sempre in rapporto al loro insieme. E ancora una volta mattone e muro si legano in un rapporto bionivoco. L'indagine di Anya si muove tra questi piani e li indaga, accostando elementi ripetuti e novità. È facile per chi osserva le opere trovare tracce che parlano la stessa lingua, ma anche espressioni differenti che incuriosiscono, mostrandoci concretamente il loro luogo di incontro.